Allora, Francesca Dizzi, candidata sindaca per il Movimento 5 Stelle. Il problema dei rifiuti è un problema molto complesso che riguarda diversi ambiti. Innanzitutto riguarda un ambito generale dei controlli che molto spesso sono mancati. Quello che è successo poco tempo fa, poco tempo prima dell'inizio della campagna elettorale che è accaduto a Ponte San Giovanni, ci dimostra come molto di più poteva essere fatto in quest'ambito. Ma soprattutto ci dimostra come è mancato a Perugia questo linea generale, una visione generale di insieme, proprio di collocamento dei diversi contenitori. La presenza di una situazione come quella che è avvenuta a Ponte San Giovanni in mezzo alle case, vicino ai posti di lavoro delle persone, ci dimostra come sia mancata proprio in generale l'idea di affrontare il problema per settori in un'ottica di un piano generale, generale a livello di urbanizzazione. Nell'ambito dei rifiuti servono dei concetti fondamentali che sono quella di una partecipazione, di una sensibilizzazione e anche sostanzialmente di una valorizzazione dei rifiuti, temi che vengono molto trattati ma che devono essere sviluppati con serietà. Molto in questo ci insegnano anche i bambini che hanno affrontato in questi anni, soprattutto nelle scuole, negli asili e nelle scuole elementari, il problema dei rifiuti. Loro sono bravissimi nel differenziare. Meno lo sono le persone adulte perché è mancata quella formazione e quella sensibilità che invece fin da piccoli avremmo dovuto avere tutti. Anche se ci rendiamo tutti oggi conto quanto sia importante per l'ambiente partire da questo. L'economia si è molto sviluppata in ciò, si è passati da un'economia lineare in cui si partiva dalla materia prima alla lavorazione della materia, creazione del prodotto, utilizzazione e sostanzialmente rifiuto che doveva essere eliminato, ad un'economia circolare in cui il rifiuto diventa materia prima seconda. È questa valorizzazione su cui bisogna concentrarci e diciamo che si conoscono soprattutto all'estero in realtà che sono state un'eccellenza in questo. Io nei miei anni ho studiato a lungo all'estero, sono stata per anni in Germania e a Friburgo c'è per esempio che è un posto che ho frequentato per diversi anni, sono stata per 6 anni. Ci sono delle zone che diciamo che riescono da sole ad essere autosufficienti perché il rifiuto diventa energia, il rifiuto viene trasformato e rende l'autosufficienza dei quartieri. Questo è quello a cui dovremmo arrivare sostanzialmente in un periodo medio lungo. Oggi partiamo da una sensibilizzazione, dall'idea della riutilizzazione della creazione della materia prima e seconda. Siete un po' indisciplinati. E della materia prima e seconda con un valore che può essere riutilizzato. Molto importante in questo è anche la raccolta che porta al rifiuto buono per essere riutilizzato. In centro si è portata avanti una raccolta porta a porta e anche una raccolta presidiata che andrebbe non solo estesa nelle zone diciamo non centrali ma andrebbe anche un pochino migliorata per giungere fino al modello paretta carretta di cui quello del Comune di Perugia rappresenta un'applicazione che non risponde proprio al modello effettivo. Il modello paretta carretta porta alla presenza di un operatore in loco che può interagire con l'utente e quindi aiutarlo anche nel modificare, nel migliorare la raccolta, ma si utilizzano dei mezzi molto piccoli che quindi possono andare anche nei vicoli, è l'ideale per i centri storici perché qui anche le periferie hanno poi delle loro dimensioni che rappresentano in sé sì, una realtà simile ai centri storici, ma soprattutto c'è una presenza di un operatore non solo che interagisce ma anche che spazza la zona limitrofa, quindi migliorando molto anche la situazione unito. Molto spesso questo metodo può essere utilizzato da solo unitamente alla raccolta porta a porta. In centro si è avuta questa raccolta sul modello, sulla balzariga del modello paretta carretta che si è unito alla raccolta porta a porta, che hanno sicuramente migliorato la situazione poiché la presenza di cassonetti nelle strade, ma che deve essere ancora sviluppata ma anche estesa in zone limitrofe. Finito il tempo? 10 secondi, va bene. Va bene, ok.